Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Deponia. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Signori, ormai siamo quasi giunti al termine del nostro viaggio, che completeremo in questo episodio. E direi di entrare immediatamente qua dentro alla base. Allora, qua sembra che abbiamo una cassaforte. Non dovrei farlo senza conoscere il codice. Potrebbe attivare un allarme. E da quando Rufus è così furbo? Ma dimmi tu, guarda, qua c'è un dittafono, Il quindi. dittafono di Argus. Diamoci un'occhiatina, d'accordo? Promemoria personale. La cartuccia è nella cassaforte. La combinazione è... È persino troppo facile. 4-4? Never. Uh-oh. Sono circondato da un mucchio di idioti. D'accordo, questa è fatta. Ora devo solo indossare quegli assurdi vestiti e procurarmi la cartuccia. Dai, 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 cowboy, do-do, cowboy, Si vede che hanno le dai, stesse personalità di dai, Rufus, dai, dai. Oh, tutti cacchio. Mi impronti. sa che sono finito in un bel guaio. E non sono neanche riuscito a ottenere la combinazione della cassaforte. Va bene, noi usciremo sotto. Cowboy, do-do, cowboy, do-do, dai, 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 dai. Ah, grandioso. Adesso sembro un perfetto deficiente, ma immagino che faccia parte del piano, che tra l'altro sta per concludersi. Non mi resta che recuperare la cartuccia dalla cassaforte, se solo ricordassi quella stupida combinazione. Openbot! Mi ha chiamato, signore? Alt! Intruso! Non dire sciocchezze, imbecille! Sono io, Argus! Indosso questi grotteschi abiti solo per invadere Elysium, ma le scarpe non mi dispiacciono. Oh, tutto a posto allora. Si può fregare facilmente, Openbot. Non c'è niente che sia a posto, Openbot. Possiamo dire addio all'invasione se la gente continua a prendere le mie cose. Stavolta non trovo più il mio dittafono. Tu ne sai qualcosa per caso? Ecco, immagino che dovrei verificare nella mia memoria. E cosa stai aspettando? Tutti questi seccanti errori stanno mettendo a repentaglio il nostro trionfo! Comunque queste scarpe sono proprio belle E scarpe. nulla, gli piacciono le scarpe di Kratos, hanno qualcosa in comune i due. Ok, allora apriamo il dittafono e estraiamo la cartuccia, signori. Ci prendiamo la... No, prendi sta cartuccia, maledizione. Così non può ascoltare il messaggio audio e torniamo indietro. E adesso posizioniamo nuovamente il dittafono qua sopra. Ci sono! Il dittafono dovrebbe trovarsi proprio dietro di lei sulla scrivania. Stupido imbecille! Questo lo so! Credi davvero che... Per la barba di Ulysses, poco a poco sto perdendo la ragione. È come se quel Rufus fosse contagioso. Vuoi andare, Openbot? Grazie, signore. Ok. Bene, e adesso? Niente. Non dirmi che sei di nuovo guasto! Lurido pezzo di latta! Pronto? Pronto? Parlami! Mi senti? Parlami! Pronto? Per farvi vedere che Rufus e Argus hanno praticamente le stesse Parlami! personalità, la cassaforte è nella, cioè la cartuccia nella cassaforte è la combinazione e tu sei La uno zero. cartuccia è nella cassaforte. La combinazione è TU610. È impossibile! La mia combinazione è fatta solamente da numeri. Ho detto TU610? Mi correggo. Volevo dire che nelle mani... No, anzi, fammo che non è nella cassaforte, ma è dietro La la scrivania. cartuccia non è nella cassaforte, è caduta dietro la scrivania. Sì, non sarebbe la prima volta. Farei meglio a controllare subito. No, 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 fermo, negativo, lascia stare! Sai, mi sono appena ricordato una cosa. Che è nelle mani di La Rufus. cartuccia è nelle mani di Rufus, il ladro più fico del Che è anche pianeta! la Che verità. stupidaggine è mai questa? Non crederei neanche per un secondo di aver detto una cosa del genere. No, devi aver capito male. Cioè, vabbè, la Stavolta cartuccia, ascolta insomma, il attentamente. disco dove è registrato. Comunque, è nella La cassaforte. cartuccia è nella cassaforte. La combinazione è 4437. Diamine! Lo sapevo che c'era un 7. Ok. Dunque, adesso lui va là e fa scattare Sta per l'allarme. avere una bella sorpresa. Ma che... Va tutto bene, governatore? A te sembra che vada tutto bene, Openbot? Spegni quel dannato allarme! Ma lei è proprio sicuro di essere se stesso, signore? Openbot! D'accordo, d'accordo.
Qual è il pulsante per spegnere l'allarme? Potrebbe essere questo? No. Quello? No. Ops, non c'è da meravigliarsi che non riesca a concentrarmi con tutto questo terribile baccano. Allora, noi teoricamente possiamo prendere il dittafono. Aspetta un attimo, perché possiamo andare anche alla finestra e aprirla teoricamente sta finestra, no? Ok, posso uscire fuori e teoricamente mettendo, cioè aprendo questo, posso anche ascoltare quello che c'è sta scritto. Apri, prendi la cartuccia, la metti qua dentro e fai la cartuccia è nella cassaforte. La combinazione è 4473. Aha, 4473. Proprio come la data di nascita di Gal. No, un attimo, era 4437 o 4347. Ma chi se ne frega. L'importante è che sia facile da ricordare. 44 qualcosa è simile al compleanno di Gal. Oddio, mi ha fatto confondere, ci credete? La cassaforte. La combinazione è 4473. Ok, vabbè. 4473. Mi ha fatto confondere il suo stronzo. E adesso direi che è il momento di registrare anche una frase. Sento che sta per venirmi un'idea. E la frase che dobbiamo registrare è questa: la cartuccia non è nella cassaforte, è caduta dietro la scrivania. La cartuccia non è nella cassaforte. Così lui si gira. È caduta dietro la scrivania. Mi sa che ci siamo. Direi di sì, perché adesso se noi andiamo a posizionare questo qua, se magari entriamo, no, non so se devo chiuderla, non credo, quindi vai dietro la scrivania. Piazza questo qua. Vai questo. E mo dobbiamo essere rapidi. Devo aver premuto il pulsante giusto. Ha funzionato, governatore. Eccellente. Posso chiederle com'è potuto accadere un tale incidente, signore? Se solo lo sapessi. Sono certo di aver inserito correttamente la combinazione, come indicato sul dittafono. E ora devo andarmene da qui. Ok, usciamo da fuori? Se non ha più bisogno dei miei servizi... Sì, puoi andare, sei congedato. Oh, beh, molto se ne va. La cartuccia non è nella cassaforte, è caduta dietro la scrivania. Sì, non sarebbe la prima volta. Farei meglio a controllare subito. Ok. Però non la trova, ovviamente. E non vede nemmeno Rufus. Dunque, usciamo fuori. Oltre pure Cletus. Ah, possiamo andare in quest'altra finestra. Ok, ok. Quindi entriamo nell'ufficio con un po' di limbo. Andiamo nella cassaforte. Allora, com'era? T U No, non era questa. Ah, no, aspetta un attimo. Cacchio. Maledizione, Rufus, sei un idiota. Come faccio a lavorare con tutto questo chiasso? Openbot. Perché quel dannato allarme è scattato di nuovo? Non lo so, governatore. E cosa stai aspettando? Fallo star zitto! Ok. Proviamo di nuovo. Com'era? Ah già, la data di nascita di Gal. 4, 4, 7, 3. Ok. Non è la data di nascita di Gal. Vabbè. Non era comunque la data di nascita di Gal. Meno male che non mi ricordo mai il suo compleanno. Ok. Di nuovo la cartuccia. Ah, i codici d'ascensione, finalmente! E adesso direi che è giunto il momento di darse male. Guarda, un altro ribelle! Prendetelo! Oh oh. No, nessun ribelle! Adesso ci restiamo anche noi da Cletus. Dove è andato? Dove è andato chi? Un intruso è appena entrato qui correndo! Aspetta un momento. Ehi tu, vieni fuori da lì, subito. Ti sbrighi a uscire o devo venire a tirarti fuori io. Vieni fuori, ho detto.
Dunque, devo... Vieni fuori da lì, subito. Ti sbrighi a uscire o devo venire a tirarti fuori io. Ok, va bene, va bene. Governatore, è lei? Certo che sono io. Fatti gli affari tuoi, soldato. Forse il tuo collega potrebbe aver bisogno di aiuto con quell'intruso. Molto bene, governatore. A posto. E adesso tocca a quest'altro Rufus, ci ha switchato qua. Abbiamo terminato dunque la storia con il Rufus centrale per il momento. E adesso tocca completare la storia anche con lui. Doc? Cosa è successo qui? Questo posto sembra... nero. Il nero più buio. Come il colore... lascia stare. Dimmi una cosa, hai bevuto? Lascialo stare. Tony, quindi comandi tu ora qui? Non proprio. E allora chi? Sono io. Papà, voglio dire, Seagal? Per te è generale, Seagal. A cosa si deve il tuo aspetto? Mi hanno sparato e sono caduto nel mar di ruggine. Poi è arrivato uno squalo e mi ha mozzato una gamba. Fortunatamente è sopraggiunta una balena che ha inghiottito lo squalo e anche me. Ho lottato contro lo squalo dentro la pancia della balena, fin quando la balena non ha ingoiato un polipo velenoso gigante. A quel punto la balena ha vomitato il polipo, lo squalo e me nel bel mezzo del mar di ruggine. Questo spiega il tuo odore, ma non il perché tu sia generale. Tuo padre ha un piano, Rufus. Ascoltalo. E a differenza di tutto quello che hai fatto tu finora, funzionerà. Non ne sarei sicurissimo. Non sto nella pelle dalla curiosità. Faremo saltare in aria Elysium. Questo non funziona. Sono già annoiato. Vedi, avevo... Cosa? Aspetta un minuto. Cos'è che vuoi fare? No, tu non puoi farlo. Ah, certo che posso. Doc ha costruito questo cannone e la squadra d'assalto di Tony è riuscita a mettere le mani su un distruttore planetario dell'organo. Voglio dire, non devi, non cos'è puoi. Un distruttore planetario? Loro non sanno nemmeno che esistiamo. E tu vuoi che lo scoprano prima che ci riducano in mille pezzi? L'idea era questa, sì. E allora che cosa ci fai qui? Beh, è complicato. In questo momento non sono solo qui, ma sto contemporaneamente salvando Gal. E sto anche ritardando la partenza dell'ultima nave per permetterci di salire a bordo. È vero, sì. Si è clonato. Oh, grandioso. Come se non avessimo già abbastanza problemi. Sei un mostro. Non sono un mostro, Rufus. Ho una proposta. Procedi. Sbalordisci tutti noi con la tua missione di salvataggio. Ma... No, è tutto a posto, Tony. Lasciamo che Rufus ci provi e fallisca per l'ennesima volta. Quando l'ultima nave partirà senza Gal, ci sarà ancora tempo per far saltare Elysium. Che ne dici, Rufus? Hai abbastanza fiducia in te stesso per accettare la mia proposta? Ha! Puoi scommetterci! È ovvio che accettiamo. Basta così. Tempo scaduto. Di cosa? Immagino che ci siamo, non è così, Rufus? Solo un momento. Gli altri due... Ma che... Siamo arrivati? Ai! Arrivo in un brutto momento? Au contraire! Stavamo proprio per puntare il cannone in modo da poter spazzare via dal cielo Elysium una volta per tutte. Come, scusa? Questo casino è opera tua? Au contraire, alter ego. Gli ho già spiegato che non è necessario. Perché tu puoi salvare Gal, giusto? Consideralo fatto. Procedi allora. Sono sicuro che sarà un evento assolutamente memorabile. Puoi scommetterci. Aprite gli occhi. Ok, apriamo gli occhi. Vai, gli acido nucleico su Gali. È diventata donna! Bruciategli le trecce! Toglietegli 30 centimetri di gambe! No! Non è possibile! Questa è donna! Lo vedo che è donna! Dov'è Gal? Cosa? Io...
Io non ne ho idea. E perché Donna ha lo stesso colore di capelli di Gal? Hermes! Fantastico! È ancora più divertente di quanto pensassi. Ma adesso basta chiacchiere. Abbiamo un paradiso da cancellare dal cielo. Doc? No! Fermo! È troppo tardi, Rufus. Hai avuto la tua possibilità. Beh, ma l'altro Rufus è con difficile ascensione. Avanti, scusate. Doc. Punta quel cannone. Mi dispiace, Rufus. Non abbiamo altra scelta. Nessuno di noi vuole morire. Ma... Ora basta. Aprite le porte del cannone. Manca ancora un terzo Rufus. Scusate. Ha aperto proprio le porte in tutti i sensi? Ok. La camera delle munizioni è chiusa? Ops. Abbiamo sfiorato la catastrofe. Fermi, fermi, fermi! Non potete farlo sul serio! Davvero non c'è nessuno che sia dalla mia parte. Perché guardate tutti me? E perché dovrebbero volerti aiutare? Hai già provato a tutti noi in modo incredibilmente convincente che non ci sono alternative. Un'alternativa c'è! Il terzo Rufus può ancora salvare la situazione. Esatto! Esiste ancora il terzo Rufus. Che se deve dare velocemente in qualche modo. Non puoi buttarti, immagino, no? Che opzioni hai qua? Nave. Credo di poter fare qualcosa con la nave, ma nave. Vediamo che ci dice. Finalmente! Eccola! L'ultima nave per Elysium. Che splendore! Ok, però non posso fare molto, quindi credo di... Aspetta, pulsante. Posso entrare all'interno? Pannello per il per codice. Ho capito. Ah, i codici d'ascensione, finalmente! Quindi questo lo posso mettere qua. Fermola! Intendi davvero andartene senza Gal? Gal è al sicuro. Non hai le idee molto chiare. Portate la ragazza! Gal! Sei tornata in te! Come sei arrivata qui? Dov'è l'altro Rufus? Non so assolutamente di cosa tu stia parlando! Che vuoi dire? A chi importa cosa passi per quel suo assurdo cervello malsano? Gal non è mai morta! Effettivamente c'è stato un incidente con un robot interrogatore difettoso, ma ovviamente siamo riusciti a salvarla. Abbiamo lanciato il robot fuori bordo. E l'altra ragazza, quella... donna. Ma Hermes... E ora che è tutto chiaro, sgancia i codici d'ascensione o la tua ragazza farà davvero un bel volo giù dalla torre. Oh cacchio, il suo cadavere è stato lanciato dalla nave poco dopo di me. Penso che tu soffra di allucinazioni. E intendo subito. Ascoltami bene, d'accordo? So per certo che il terzo Rufus è ancora là fuori. E allora? Possiamo ancora sistemare tutto. Non smetti di ripeterlo, ma non hai mai sistemato un bel niente in tutta la tua vita. Ammettilo una buona volta, fallirà anche lui. Proprio come te. Perciò chiedi scusa, così finalmente potremo andare avanti. Scusarmi? Scusarmi? Per cosa? Davvero non lo sai? Non riesci a capire cosa tu abbia fatto passare ai tuoi amici? Ancora e ancora e ancora? È proprio necessario adesso? Credo che abbiamo cose più importanti da fare. No, no, no. Deve imparare la lezione. Allora, Rufus, stiamo aspettando? Tu stai solo cercando di umiliarmi. Tu stai solo cercando di umiliarmi. Non cercare di svicolare dalla situazione. È ora che tu ti assuma le responsabilità delle tue azioni. Quindi, fallo. Stiamo aspettando. Ed è tutta colpa tua. Questo è successo solo per il modo in cui mi hai cresciuto. Ed eccoci di nuovo che cerchi di scaricare la tua colpa su qualcun altro. Sei completamente e indiscutibilmente incapace di imparare qualcosa. Sarai sempre il perdente che sei sempre stato, fin da bambino. Un bambino perdente. Non sono un perdente. E sono perfettamente in grado di imparare. Allora provalo. Avanti. Chiedi scusa. Stiamo aspettando. E volevo comunque volevo solo essere d'aiuto. Non farmi ridere. Tu volevi solo aiutare te stesso. Ho fondato la resistenza, per dirne una. E sono perfettamente in grado di imparare. No, non è vero. L'hai
solo usata per cercare di far colpo su Gal in modo che ti portasse su Elysium con lei. E neppure adesso, dopo averla uccisa, sei capace di ammettere il tuo fallimento. Davvero Deponia dovrà esplodere prima che tu ti renda conto che stai facendo del male a tutti noi? Calmiamoci un po', d'accordo? Non è colpa sua se l'organo non ha deciso di far saltare in aria Deponia. Forse no, ma fare a suo modo è ovviamente molto più importante per lui che evitare la distruzione del pianeta. Non è affatto vero. Allora provalo. Avanti. Chiedi scusa, stiamo aspettando. Ma non ho alcuna intenzione di chiedere scusa. Non ho nessuna intenzione di chiedere scusa. Certo che lo farai. Ti tirerò per le orecchie se dovrò farlo. È davvero necessario aggredirlo in questo modo? L'abbiamo visto tutti. Ha fatto un casino. Perché bisogna essere così crudeli con lui ora? Voglio sentirglielo dire. Avanti, Rufus. Chiedi scusa. Stiamo aspettando. Stiamo aspettando. Allora aspettiamo. Bene, aspettiamo. Il terzo Rufus può ancora capovolgere la situazione. E quando ci sarà riuscito, sarai tu a dover chiedere scusa a me. Ha, brutto figlio di... Che fa? Mi vuole sparare, Che stai facendo? Ora stai davvero esagerando. Metti giù quell'arma. Sì, gli piacerebbe, Ne ho abbastanza di farmi comandare da questo piccolo bastardo. Voglio sentire delle scuse. Ora, forti e chiare, ho detto ora. Sì, avanti, spara se ne hai il coraggio. Sì, avanti, spara se ne hai il coraggio. Così sapranno tutti chi è il vero bastardo qui. Preferiresti morire pur di non ammetterlo, eh? Ti piacerebbe. Invece lo farai. Chiedi scusa. È completamente fuori controllo. È completamente fuori controllo. Che qualcuno faccia qualcosa. Ma cosa possiamo fare? È armato. Forza, Rufus. Non puoi chiedere scusa, così no. La facciamo finita. È tutta colpa sua. È stata sua. Tutta colpa sua. Cosa? Ma non è vero! È colpa sua! È colpa tua tre volte di più, senza ritorno. Ehi, non è giusto! Sì, invece. Silenzio! Vuoi deciderti a scusarti? Anzi, fatelo entrambi, o il mio dito potrebbe finire per scivolare sul grilletto. D'accordo, d'accordo, non d'accordo, mi scuserò. D'accordo, mi scuserò. Cosa? Perché dovresti farlo? Fidati, dovremmo scusarci. Hai qualcosa nell'occhio. Sto iniziando a perdere la pazienza con voi due. Anche con me? E perché? È a lui che bisogna dare la colpa di ogni cosa. Ha il destino di Gal sulla coscienza. Ah, sì, e non solo questo. Ha trasformato dei cuccioli di denaro completamente fuori scatola. Controllo. Che qualcuno faccia qualcosa. Ma cosa possiamo fare? È non ci posso credere. Dello scioglimento Doc lavora al servizio di Seagal. Lurido traditore. Ha provocato un numero incalcolabile è di fuochi ed fuori controllo. Che qualcuno è faccia qualcosa. Dei cuccioli di delfino in tonno in scatola. E anche lui mi aiuterà. Devo sbrigarmela da solo. Ha trasformato dei cuccioli di delfino in tonno in scatola. Ha drogato dei gatti. Qui? Dov'è Gal? Ha provocato un numero incalcolabile di fuochi ed esplosioni. È completamente fuori controllo. Che qualcuno faccia qualcosa. Forza, Rufus. Non puoi chiedere scusa. Ha provocato un numero incalcolabile di fuochi ed esplosioni. Non posso aspettarmi nessun aiuto da parte sua. Ha provocato un numero incalcolabile di fuochi ed esplosioni. Ha distrutto il peschereccio di Bozo. Beh, posso staccare la spina. Ehi, giù le mani. È esattamente quello di cui stavo parlando. Non fa che causare problemi. Una spina. Ha trasformato dei cuccioli di delfino in tonno in scatola. È completamente ha affogato il pesce rosso di Tony. Ha affogato il pesce rosso di Tony. Questo lo posso utilizzare. Doc lavora al servizio. Ha rubato qualsiasi cosa non fosse inchiodato. Posso darla a donna? Non posso aspettare. Ha umiliato Wenzel. Ha affogato il pesce rosso di Tony. Ho detto giù le mani. Vedete? È tutta colpa sua. Eh sì, è colpa sua se... Ora basta! Mamma è morta. Ok, dobbiamo cliccare un paio di volte. No! Via! Sulla spina. Ok, ok, stavo impazzendo. Non vedevo nient'altro da fare. Allora, cliccare solo sulla intenzione spina un paio di volte. Mi darai i codici? Non darglieli. Ma se non glieli do, ti farà buttare dalla torre. Uno di noi deve raggiungere Elysium.
Ma non posso essere di nuovo responsabile della tua morte. L'ultima volta non mi è piaciuto neppure un po'. Ma di che diavolo stai parlando? Allora, lo farai o no? Nel frattempo avrei potuto benissimo farmi una copia della cartuccia. Cosa? Davvero non ti è passato per la testa che io abbia salvato i dati da qualche altra parte? Mai sentito parlare di backup? Beh, mi sono sempre chiesto quale sarebbe stato il tuo ultimo cruciale errore, caro Rufus. E adesso credo di saperlo. Openbot, spingi la ragazza giù dalla torre. Ma... meno contraddizioni, più lanci di ragazze. No! Ah, ma la lanciava così? Mo ci buttiamo. Ecco, un open bot. Ok. Sorpresa! E così pensavate di potermi sfuggire, eh? Per quale motivo? Cosa avreste da guadagnarci? Non ne ho la minima idea. Magari del tempo? Tempo per fare cosa? Sono sicuro che il terzo Rufus ha un piano. Ti stai comportando come un bambino. Guarda in faccia la realtà. Rufus numero 3 ha mandato tutto all'aria, proprio come voi due. Non mi sto comportando come un bambino. Non mi sto comportando come un bambino. Oh, invece sì. La voce da bambino. E invece no. No, invece no. Oh, invece sì. E comunque Rufus numero 3 non ha rovinato Rufus un bel numero niente. 3 non ha rovinato un bel niente. Pronto? Cos'è stato? Oh, il mio baby telefono sta squillando. Pronto? Sì, chi parla? Ha rovinato tutto. Ah, ricevuto. Bene, grazie. Era Rufus. Ha detto che ha rovinato tutto. Però Gal è viva, e ma quindi... tu guarda un po'. Ok. Dunque, che si fa? Andiamo qua? Qua. Eccoci qua. Ehi, ehi, che stai facendo? Leva del gas. Ehi, ehi. Ferita. Dannazione, che male. Te l'avevo detto che avrei guidato io. E ora tagliamo la corda. Leva del gas. Cosa ha messo? È un po' marcia. Siamo vinti. Avanti, solo un altro piccolo sforzo. Abbiamo ancora del lavoro da fare. Temo che dovrai farlo senza di me. Non credo che ce la farò. Ma di che stai parlando? Certo che ce la farai. No, mi spiace. Alla fine mi ha ridotto piuttosto male. Sei di nuovo da solo adesso. Prometti che salverai Gal ed Eponia e che riuscirai a raggiungere Elysium. Fallo. Fallo per me. Tieni duro, puoi farcela. Tieni duro, puoi farcela. No, è troppo tardi. È tutto così buio. Devi restare sveglio. Mi stai ascoltando? Non mollare proprio adesso. Non preoccuparti per me. Starò bene. Sempre che non mi mettano a riparare pressa rifiuti nell'aldilà. E non lasciarmi. Non lasciarmi così. Te la caverai anche senza di me. Come sei sempre riuscito a fare. E poi condividere la gloria sarebbe stato comunque troppo imbarazzante. Non posso andare avanti senza di te. Oh sì che puoi. E in fondo al tuo cuore lo sai anche tu. Io... io credo in te. Ti voglio bene. Lo so, sono troppo figo. Addio Rufus. Beh, molto la parte di sé. No, perché non vorrei sembrare troppo cinica, ma abbiamo ancora dei giganteschi. Problemi. A quanto pare è finita.
Alla fine ce l'hai fatta a uccidere tutti. Il cannone era la nostra ultima possibilità. E ora è tappato. Moriremo tutti! Ed è tutta colpa tua. Grazie infinite davvero, Rufus. Basta così! Dovreste vergognarvi tutti! Davvero intendete dare la colpa a Rufus? Dove sareste adesso se non fosse stato per lui? Probabilmente ancora a casa a Kuvak o al mercato nero galleggiante. Sareste tutti assorti nelle vostre faccende. Non avreste neppure guardato in alto quando le torri avrebbero cominciato i bombardamenti. È stato lui a portarvi qui. Ha lottato per voi e per il vostro pianeta, nonostante sia odiato da tutti. Avrebbe potuto salire su Elysium con me in diverse occasioni. Eppure non l'ha fatto. Ma ha rifiutato di sacrificare Deponia. E ora lo condannate perché sta facendo la stessa identica cosa per Elysium. Gal? Gal, sei viva! È splendida come sempre. E sei viva! Ma... Beh, contentissimo adesso. Dove sei stata? È una lunga storia. Per fartela breve, alla fine Argus mi ha spinta giù dall'alto della stazione dell'Alta Ascensione. Rufus... uno dei tre Rufus è saltato dopo di me e mi ha afferrata proprio un attimo prima che mi schiantassi. Subito dopo ha perso il controllo del suo robot volante ed è precipitato. Fortunatamente io ho avuto un atterraggio morbido sopra un chiosco di burrito. Vi dispiace se vi interrompo un momento? Prego, prego. Nonostante la gioia di questo bel ricongiungimento... Ciao, Gal. Tony, siamo ancora condannati a morte certa. Ricordate? Lasciali in pace. Ciao, Gal. Non ha più alcuna importanza. Non ci resta comunque altra scelta. Mi rifiuto di crederlo. Ci deve essere un altro modo. Perché fissate tutti me? Il mio piano si basava sull'uso del cannone. Pensate davvero che avrei anche lontanamente considerato questa alternativa se avessi visto un'altra via d'uscita? Se quello che volete è un piano, dovete rivolgervi a Rufus. Dici sul serio. Addio, mondo crudele. Perché non vi fidate più di Rufus? Non saprei. Ho fatto così tanti errori negli ultimi giorni. Ma certo che Rufus ha un piano. Certo che ho... Cosa? Un piano. Cos'altro? Un piano brillante, ingegnoso e meraviglioso, il suo capolavoro. E comincia con la P, vero? Sì, inizia con spina. Posso togliere la spina? No, non posso togliere la spina. Doc? Non hai davvero un'idea o due? Ci ho provato, Rufus. Mi dispiace. Avevi ragione. Il piano di far esplodere in cielo Elysium era pura follia. Ad ogni modo... Il cannone ora è otturato dal carro armato. E non mi viene in mente nient'altro. Ma devi farti venire in mente qualcosa. Sei tu il vero cervellone qui. Ti sbagli, Rufus. Sarò anche più ordinato, preciso, affidabile, più capace e parecchio più intelligente di te. Ma non è il momento di azioni prudenti. Se c'è mai stato il momento giusto per un piano folle e disperato, è questo. Ma... Ha ragione, Rufus. Puoi farcela. Quasi sente solo tutta la pressione. Solo un folle ci può salvare adesso. Ed è qui che entri in gioco tu. Esatto. Non abbiamo bisogno di un'altra delle assurde manovre di Rufus ora. Abbiamo bisogno del piano più assurdo che tu abbia mai architettato. Né più né meno della manovra estrema. Ok. Una foto d'eroe. Lavora al servizio di Seagal. Non posso contare su. Ma come la voce lavora al servizio di Seagal? Non credo assolutamente. Bozo? Non è che hai un'idea? Sfortunatamente no. Rifletti, cosa farei io in una situazione del genere? Non lo so. Appiccare un fuoco? Non servirebbe a molto, credo. È per questo che l'ho pensato. Ok. Coraggio, Rufus. Ti verrà in mente qualcosa. Io credo in te. Donna? Drago di giugolare! E peporra! Tony? Sai, è stato davvero un bel gesto da parte tua a salvarmi. Ti prego, non me lo ricordare. Pensa a qualcosa e in fretta. Di solito sei un vulcano di idee. Quindi forza, facci vedere chi sei. Beh, abbiamo una penna e un foglio, quindi... Pensiamo un piano. Non perdiamoci troppo tempo in chiacchiere. Su. Con quale strabicità il Doc guarda il piano? Ah.
credo che non si sa mai come andrà, i carri si provano. Cosa abbiamo da perdere? Faremo così. Non è che rigirando la cosa più semplice del mondo, le cose, eh? Però la parrucca è un po' bruciacchiata, ma comunque ritieniti fortunato che il vestito sia sopravvissuto alla caduta di Openbot, no? No, ma certo, urrà! Così sono riuscito a rubare i vestiti dal mio stesso cadavere. Riesco appena a trattenermi dal fare i salti di gioia. Non credi sia il momento meno adatto per diventare una femminuccia? D'accordo, per quanto mi riguarda possiamo partire. Beh, allora, verso Elysium. Verso Elysium. Perché hai detto così? Buona fortuna, Rufus. Ehi, questo non ha niente a che vedere con la fortuna. Il mio piano è basato al 100% sulle leggi della pressione circostanziale e sull'assenza di alternative. Certo, ci sta, va bene. Accensione, pulsante alla porta. Oh, un po' d'aria, finalmente. Potresti farti un po' più in là? Di che è? Questa mano. Silenzio là dietro. Rufus ha bisogno di concentrarsi. Ok. Potete controllare che non ci sia nessuno sul cavo? Io non sono. Io nemmeno. Devi essere tu, Mook. Non essere ridicola, donna. Magari tu, Doc. Non lo so, non mi sento più le gambe. Posso di essere io? Quello non è il cavo. Barry! Oddio, no. Cos'è? Ho trovato il problema. Devo solo sollevare questo sacco di patate in qualche modo. Quella sono io. Oh, adesso dovrebbe andare. Grazie. Okay. Perfetto, perfetto. Ci siamo. Via. A posto. Manovra finale sembrò vacillare come ogni altra idea proposta in passato. Occasione perfetta per poter contemplare gli eventi e gli intenti di chi ha sceneggiato. E potrebbe sembrare piuttosto evidente che il piano di Rufus sia molto avventato, ma non c'è da stupirsi che spesso il prudente con acqua alla gola finisce affogato. Urrà, affogato sarà. Questa è una delle cose che mi piacciono di te. Trovi sempre un posto in cui parcheggiare. Ma non potevi scegliere un posto un po' più nascosto? La prossima volta guidi tu e io mi occupo del rinfresco. Vorrei sapere come mai non hanno ancora dato l'allarme. Sì, sembra ci stiano ignorando. Cerca di sfruttare la cosa a tuo vantaggio. Ok, se non torno tra 10 minuti, dammene altri 10. Certo, certo. Attenti! Attenti! Governatore sul ponte! Divisione alt. Alt! Agli ordini, governatore! Oh, sì! Volevo dire... molto bene! Ok, via! Perfetto! Oh, cacchio! Eccone degli altri! Attenti! Governatore sul ponte! Ehi! Governatore sul ponte! Già, l'abbiamo notato. Dici qualcosa che non sappiamo. Ehi, stai attento ai modi, soldato. Un po' di rispetto per il nostro governatore. Oh, giusto. Eh già, non ha tutti i torti. In fin dei conti è il governatore. Esatto, dopotutto sono il governatore. Non dimenticatelo. Soldati dell'organo, sali. Dietro ci sta Arbus Ocletus. Vabbè, arriviamo. Stop, devo fermarmi io? Vabbè, stop. Allora, è il piano giusto, governatore? Dovrebbe saperlo, dato che è il governatore. Ah.
Certo. 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 Ne è completamente certo? Certo che ne sono sicuro. Sono il governatore e io sono sempre sicuro. Buona sapersi. È ora di sbarcare, forza. Il governatore ha detto che siamo arrivati. Già. Oh, Cletus. No, Argus. Indovinato. E tu devi essere Rufus. Certo che hai un bel fegato a farti vedere qui. Temerario e stupido, come sempre. Oh, davvero non ti rendi conto che adesso mi toccherà rompere ogni tuo singolo ossicino? Un momento, non potremmo trovare una soluzione un po' più pacifica? Non credo proprio. Il tempo degli accordi amichevoli è ormai scaduto. Ho aspettato a lungo questo momento. In guardia. Oh, oh, oh. Ok, in guardia, saliamo. Cosa credi di fare? Ah, tranquillo, voglio solamente stopparmi il botto. Arrenditi e basta. Ah no, ok, allora continuiamo a salire. Aspetta un attimo, qua ci sta un pedale. Oh, ehi! Ok, ci ha aperto una buca. E mo scendiamo di botto. Cosa abbiamo qui? Beh, a chi serve un... Ok, ho fatto roba. Ho fatto decisamente roba cliccando in maniera randomica. Quindi possiamo aprire il pedale. E abbiamo tolto una valvola che ci stava qua, credo. Dunque adesso possiamo scendere. Sì. E stop. È caduto via. Perfetto. Ma possiamo andare. Governatore, finalmente! Gli uomini l'attendevano con ansia. Mi attendevano? Per il suo discorso, ovviamente. E mi permetta di aggiungere che io stesso sono molto emozionato. I suoi discorsi sono sempre così motivanti, così eloquenti. Tocca le corde della folla come un virtuoso coi tasti del suo pianoforte. Se posso permettermi, un oratore meno carismatico di lei si farebbe ridurre in poltiglia da un pubblico del genere. Davvero? Di sicuro. Ma le sue parole sono magiche, inimitabili. Ed eccomi qua, che continua a blaterare. Le consiglio di cominciare prima che la folla si agiti ulteriormente. Sì, non è il caso. Ci elettrizzi, faccia la sua magia. Un momento. Beh, credo che... Signori, sta per rivolgersi a noi il nostro grande modello di vita, il nostro leader, il nostro mentore, il nostro idolo, il governatore Argus, che proprio qualche istante fa mi ha personalmente assicurato che il discorso che sta per pronunciare infiammerà i vostri cuori per la nostra causa comune. E ora tutti attenti! Sta per rivolgersi a noi il governatore Argus! Sì, ma non urli in questo modo! E che cos'è? Mi ha distrutto il timpani! Che faccia da culo! Sì? Che... voglio dire... quella faccia da culo... quello che voglio dire è... che... quella una faccia da culo. Allora, quello che vedete davanti a voi, quello che vedete davanti a voi è un buon esempio della nostra organizzazione. È un buon esempio della nostra organizzazione. Siamo tutti nelle facce da culo. Siamo tutti nelle facce da culo. È così che ci hanno progettati. Questo è il nostro destino. Lo so, lo so. Perché sta dicendo queste cose? Beh, ecco perché. Guardatevi attorno! Che cosa stiamo facendo qui? Dovremmo distruggere un pianeta del quale non ce ne importa un fico secco, per gente che per noi non ha nessun valore. Non sarebbe ora di renderci conto che le facce da culo qui siamo noi? Allora perché non facciamo quello che ci si aspetta da noi? E scarichiamo merda su di loro? Avanti, ditelo! È mancato per un attimo questo microfono. Non ce ne frega un accidente!
Guardate il nostro simbolo. Sembra che qualcuno abbia messo il di dietro sulla fotocopiatrice durante una festa in ufficio. E ora il risultato è esposto con orgoglio sul nostro stendardo. L'immagine di un gigantesco e flaccido sedere. Non ci dovrebbe sorprendere quindi se ci trattano come delle facce da culo? Potrei farvi un altro miei altri esempi. E potrei farvi un migliaio di altri esempi. Il fatto è che siamo noi le facce da culo qui. E dovremmo vergognarcene? Io dico no! Personalmente sono fiero di ciò che sono. Sono una faccia da culo. E anche voi siete tutti delle facce da culo. È arrivato il momento di gridare al mondo cosa abbiamo dentro. Lunga vita al Morganon! Ok. Sono andato bene. Davvero motivante, come sempre. Perfetto, allora posso andare adesso. Qual è la strada per il ponte? Ma... l'inno. L'inno? Esatto, dopo ogni suo discorso arriva il momento del nostro inno. Non può averlo dimenticato. Ah, sì, l'inno. Cominciamo. Organon. No, aspetta un attimo, aspetta. Che pubblico noioso, francamente le incredibili abilità di Rufus come cantante sono sprecate con gente come questa. Comunque, potresti dargli una mano cliccando sulle righe del pentagramma in modo da alterare il tono delle note fino a ottenere la melodia ideale. Dovremmo esserci, credo. Ci siamo? Ci siamo? Ce l'abbiamo fatta? Ok. Ho fatto un casino di prove, ci sono stato un botto di tempo, quindi vi faccio vedere solamente la nota finale che ho spostato. E poi la soluzione, insomma, vedete come ho posizionato le note io, perché ho fatto anni. Dunque, fighissimo. Fighissimo il sound. Bellissimo, ma sedamo. Decisamente sedamo. E là c'è sta Ulysses. Ah, Cletus, eccoti qua. Dov'è la tua misteriosa compagna? Speravo mi presentassi la persona che ci ha causato così tanti problemi. Non preoccuparti, si trova a bordo. Piuttosto dovresti preoccuparti per gli altri che sono ugualmente a bordo. Il tuo prezioso governatore Argus ha trasferito tutto l'esercito dell'Organon in questa nave. Cosa? Non può essere vero! Dov'è quel traditore? Sai, ho una buona e una cattiva notizia che lo riguardano. Quella cattiva è che qualcuno dovrà ripulire la tromba dell'ascensore. Non credo sarà necessario. Argus, non posso crederci. Stavi cercando di tradirmi? Portando l'Organon su Elysium a mia insaputa? Sì, ma non ha fatto i conti con me. Oh, me! Ma che succede qui? Oddio. Quello chi è? Io sono il vero Cletus. Lui non è che un impostore. Cosa che sostanzialmente non cambia niente. 2-0 in più o in meno? Il risultato è sempre zero. Questa nave adesso è sotto il mio controllo. Non fin quando potrò impedirlo. Smettila! Questa nave non è più diretta a Elysium. Cosa? 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 Di certo non ho intenzione di mettere a repentaglio l'operazione Utopia portando un esercito invasore a Elysium. Sto per cominciare la distruzione di Deponia. In questo istante Elysium comincerà il suo viaggio un po' prima del previsto. Fermo! Ulysses, sei un povero pazzo! Questa è pura follia. La mia decisione è irremovibile. Non provate a fermarmi. Ma... ma cosa? I deponiani? E i deponiani? Che ne sarà di loro quando farai saltare il pianeta? Forniranno l'energia sufficiente per catapultare Elysium al più vicino pianeta abitabile, spero. Non hai nessuno scrupolo? Certo che sì, ma è necessario. E tu non mi farai cambiare idea. Ma...
E l'organo? L'organon. Che c'entra l'organon? L'organon era destinato a saltare fin dal principio. Ah, l'avevo dimenticato. Ma... Io? Io allora? Non voglio morire. Lo so, tu sei il terzo prototipo, non è vero? Sì. Il tragico destino della generazione Alpha mi ha sempre affascinato. È per questo che all'epoca presi Argus sotto la mia ala. Potrai pensare di non essere uno di loro, ma in realtà il tuo destino è sempre stato quello di morire, proprio come tutti i membri dell'organo. E il fatto che tu non voglia morire è dovuto solo a un difetto nella tua progettazione. Ma... E che ne sarà di te? E che ne sarà di te? Morirai anche tu? Sì, ma questo è un sacrificio che sono disposto a fare. Con tutte le sofferenze che ho causato, non mi merito che questo. Allora hai una coscienza, in fin dei conti. Non sei costretto a farlo. Sì, invece. Ma... Perché mai sacrificheresti la tua vita per gli Elisiani? Chi o cosa ti sta obbligando? Voglio dire, Deponia non sarà il paradiso, ma è possibile viverci. Molta gente lo fa. E non tutti loro sono infelici quanto me. Lo so. So com'è la vita in superficie. Ci ho trascorso molto tempo io stesso. Come un ratto in mezzo all'immondizia. Non è una vita degna di questo nome. Non per... Per un mucchio di arroganti palloni gonfiati. Ehi! Se proprio lo vuoi sapere... Faccio tutto questo per mia figlia. Lei vive a Elysium e io desidero che abbia una vita migliore. Su Utopia. Lo faccio per te, Gal. No! Vecchio pazzo! Che cosa hai fatto? Tu cosa credi? Tra qualche minuto verrà emesso un segnale radio da questa nave. Attiverà tutte le torri di detonazione attorno al pianeta. Deponia sarà distrutta. Gal, Elysium potrà finalmente partire per il suo viaggio verso Utopia. Ho salvato mia figlia. Non credo. Ecco cosa ho fatto. Temo di doverti contraddire, papà. Gal, esatto. Cosa? Tu sei... Come? Sono andata su Deponia con Cletus. Sapevo che non me l'avresti mai permesso. Per questo non ti ho detto nulla. La ragazza che stavamo cercando eri... Tu, quella che per pietà verso gli abitanti di quell'immondezzaio ha sabotato i nostri piani? Eri tu? Fin dall'inizio? Non potremmo celebrare questa riunione di famiglia in un altro momento? Deponia potrebbe saltare in aria da un momento all'altro. E noi pure. E la tua preziosa figlia. Esatto. Cosa stai aspettando, Ulysses? Annulla la detonazione! Ma è... Impossibile! Non possiamo fermarla in nessun modo. L'unico modo sarebbe distruggere l'antenna prima che il segnale radio venga emesso. Antenna di trasmissione, ma certo! Ma il trasmettitore è in cima al tetto! Sarebbe una missione suicida! Chi sarebbe così folle da provarci? Io ci sto. Anch'io. E anch'io. Beh, allora... Cosa aspettate? Vengo anch'io. Tu rimani qui, piccola mia. Dobbiamo fare due chiacchiere, tu e io. Bene, sembra che hanno unito le forze. Che figata di scenario, signori. È stupendo sto scenario. Dunque, qua c'è sta un'antenna. Ops, perché fa sempre così quando tocco un'antenna? Non lo so, non ho la più pallida idea. Dunque abbiamo un'antenna nell'inventario, vai con il cavo. Non abbiamo mica tutto il giorno. Beh. Bravissimo. Fanno lo stesso anche loro? Non credevo che avessero le stesse abilità di Rufus. Incredibile. Sono tutti e tre in grado di rompere le antenne toccandole. Wow! È stato divertente! Divertente? Brutto deficiente, per poco non ci ammazzi! Ah, ho sentito questa frase così tante volte. Ma mai ci hai ammazzati? Ed è questo che fa la differenza? Ne ho abbastanza! Non ti sopporto più! D'ora in poi ti farai da parte! Ci occupiamo noi del resto! Quindi, in che modo procediamo? Potresti saltare? È troppo lontano! O magari, potresti fermare il rotore! Ah, non fare il Rufus! Sono i rotori a mantenere stabile la nave! Anche se riuscissimo a bloccarli, la nave si capovolgerebbe! E per noi sarebbe la fine! Dunque, non possiamo bloccare il rotore. E Cletus ha qualche idea. Sapete, potremmo... Zitto. Argus. Sapete, potremmo... Zitto.
ma anche Agus. Trasmettitore, possiamo fare nulla? Cosa abbiamo nell'inventario? Abbiamo comunque un'antenna. Posso lanciarla? State qua? Indietro. Ho un piano. Fermo! Non farlo! L'ho preso! Allora, chi è l'idiota adesso? Tu, ovviamente, come sempre. Eh? Perché? Guardate! Cosa? Il trasmettitore è caduto dentro il rotore! E continua a lampeggiare come se niente fosse! Oh, maledizione! È ancora attivo! Come faremo a raggiungerlo adesso? Allora, lei c'è una passerella laggiù. La vedo. C'è qualche possibilità di raggiungerla con un salto? Laggiù? Ma quanto sei stupido! Rispondi alla sua domanda, Cletus. Chiedo scusa? Tu sei l'ispettore, Quinn? Allora ascoltiamo la tua valutazione della situazione. Quali sono le nostre probabilità? Tenendo conto della velocità di rotazione del raggio, le nostre probabilità di sopravvivere senza essere maciullati dal rotore sono circa di 1 su 3. Indovinate quanti siete? 1 su 3 non è poi così male. Dipende, corrispondono grosso modo al rapporto fra la tua testa e i tuoi neuroni. Beh, saltiamo, no? Che dice lei, Arus? Ma è una follia. Hai un piano migliore per caso? Va al diavolo. È deciso dunque, contiamo fino a 3 e poi saltiamo tutti. Bene, pronti? 1 2. Non saltate? E tu? Volevi barare, eh? Io no. Per poco non saltavo da solo. Buona questa. Che senso? Cletus? 1 su 3 non è poi così male. Dipende. Argus, dunque? Riproviamo. D'accordo. Ma stavolta senza barare. Al 3 saltiamo. 1 2. Stavate per barare di nuovo. Signori, dobbiamo fare in fretta. Riproviamo. D'accordo. Ma stavolta senza barare. Al 3 saltiamo. 1 2. La prossima volta saltiamo. Ma tutti come? Insieme, intesi? Ma stava per dire 3, veramente, sto giro? Riproviamo. Ma aspetta, un attimo. 1 2. Ok. 3. Sì. Idiota. È rimasto là sopra. Rufus? Rufus, svegliati! Aia! Cosa è successo? Ce l'hai fatta! Bravo! Dov'è Cletus? Non credo che se la sia cavata, ma non ne sono del tutto sicuro. È successo tutto così in fretta. Allora, vedi il trasmettitore da qualche parte? Ora controllo. È questo. Non ci arrivo da qui. Quindi... Dove possiamo andare, Rufus? Mi scusi. Ci spostiamo... Aspetta, dove sta andando? Rufus? Come sta camminando? Mi scusi. Ma... possiamo spostarci... Non ci arrivo da qui. Non ci arrivo da qui. Come non ci arriva? Oh, cavolo, la trasmissione è già partita. Spero sia molto lunga. Credo che si sia parlato, non ho capito. Perché è buco. Sì, cioè c'è un buco, ma non posso fare un granché perché credo si sia un attimino impallato. Cioè, nel senso, stiamo fluttuando. Rufus. E niente, è andata Rufus. Si è resettato? Qualcuno qui è proprio andato al risparmio con le viti. Mi sa che avrà letto il mio blog. Ok. Dunque... Non ci arrivo da qui. Non ci arriva. Nella porta non possiamo comunque andare, sembra. Io nell'inventario non c'ho comunque niente. Sarebbe potuto andare... Sarebbe potuto andare davvero male. E vite. Ok. E vite. E
dite? No, un momento. Se io allentassi questa vite, cosa sosterrebbe il ponte? Niente, quindi andiamo a piazzare una di queste viti qua. E un'altra magari da quest'altra parte? O sempre qua? Oddio, non lo so, proviamo ad allentare questa. Proviamo. Tanto ci servirà sotto la vita, immagino, no? Ok, dunque... No, un momento, se io allento... Va bene, allora mi servono le viti messe qua, perché sennò non si abbassa. Dobbiamo fare una sorta di scaletta, credo. Ecco, cosa hai fatto? Perché hai messo la vite, Rufus? Se sta impallando malissimo. Non lo so. Vabbè, c'è una vite in quel posto. Sì, ho capito, toglila la vite. No, un momento, se io allento... Ah, qua ci stava un'altra vite nascosta. Ecco perché non si spostava. Perfetto, perfetto. Dunque fa adesso questo effetto ponticello che ci porta qua al trasmettitore. Adesso posso piazzare delle viti qua, immagino, no? Così da avere questa sorta di scaletta. Prendere il trasmettitore. Ah, l'ho preso! Mi senti, Argus? L'ho preso! Ottimo! E ora... distruggilo! Un gioco da ragazzi. Adesso lo lanciamo nel rotore. No! Che stai facendo? Distruggo il trasmettitore, cos'altro? Non metterai la mano nel rotore, vero? Sapevo che eri un idiota, ma... La follia di un atto del genere supererebbe qualunque cosa abbia mai immaginato! Dovrebbero essere 5 le dita, non 3. Ce l'ho fatta! Sì, ma hai bloccato il rotore. Il trasmettitore è stato distrutto! Deponia è salva! Sì, veramente notevole. Ma per rendere le cose ancora più interessanti, hai bloccato il rotore. Allora aiutami, così lo rimettiamo in moto. Sarebbe davvero il colmo se la nave andasse in pezzi arrivati a questo punto. Dopotutto, siamo a due passi da Elysium. Sì, è un'idea. Un'altra idea sarebbe quella di lasciarti marcire laggiù. Credo che dipenda. Dipenda da cosa? Da cosa sceglierai? Mi aiuterai nel mio colpo di stato contro il Consiglio degli Anziani? Cosa? Che succede? C'è qualcosa che blocca il rotore di tribordo. Ed è una cosa brutta? Non ne ho idea. Hai nostalgia di Deponia? Stiamo per schiantarci? Ma siamo quasi arrivati. Riesco già a vedere le camere d'equilibrio. Hai detto le camere d'equilibrio? Ma certo! Le scale di manutenzione. Magari potrei mantenere la posizione abbastanza a lungo da riuscire a evacuare la nave. Vai e raduna i tuoi amici. E in quanto ai soldati dell'Organon? Anche loro, ovviamente. Ora che la detonazione è stata annullata, mi auguro che Argus riveda il suo piano. Informerò il Consiglio degli Anziani. Che ne sarà di te? Gal, non c'è tempo per le chiacchiere. Vai! Mi rifiuto di crederci. Sei ancora intenzionato a far invadere Elysium dall'Organon? Perché non dovrei? Dove altro potremmo andare? Non permetterò mai che succeda. Oh, andiamo, Rufus. Quei soldati sono nostri fratelli. Condividiamo gli stessi geni. Siamo praticamente identici. Perché dovresti essere tu il prescelto per raggiungere Elysium e non uno di loro? O due, o tre? Chi dovrebbe decidere il limite? Tu, magari? No, ma... Allora, che ne dici? Vorrei passare sul mio cadavere. Un peccato, ma era inevitabile. Non so perché, ma sapevo che non avresti collaborato. Addio, Rufus. No, fermo! Tu, lurido bastardo! Guardate, Tus! Perfetto! Perfetto! Abbiamo ribloccato il rotore. Eccoti di nuovo. Ah, oh,
che dolore! Colpa tua! Aia. Sei bravo a ridere, ma ora siamo di nuovo tutti nella stessa barca. Io credo di potermi liberare. Non farlo! Il rotore è bloccato solo perché siamo noi a bloccarlo. Non appena uno di noi si muoverà, tornerà a funzionare e poi moriremo tutti. Ma se continuiamo a bloccare il rotore, la nave si schianterà. In un modo o nell'altro, siamo morti. Ma come abbiamo fatto a cacciarci in questa assurda situazione? Non guardare me, stavolta siete stati voi due a rovinare tutto. Cosa? Beh, no. Non hai nessun fantastico piano da proporre per una volta? Fammici pensare. No, no, siamo fregati. Ma allora possiamo rilassarci un po'. Rufus! Cletus! Gal! Ma Argus, tu non ti stavi chiamando? Qui? Non ha importanza. Devi tirarci fuori da qui. Preferibilmente prima che la nave si schianti. Mi sa che è un po' troppo tardi per quello. Papà dice che tutte queste avarie del rotore hanno danneggiato i motori. Lui è in grado di mantenere la nave in posizione per ora. Ma l'evacuazione è già iniziata. Non ci resta che una manciata di minuti. Oh, fantastico. Ora tutti andranno ad Elysium, eccetto me. Giusto? Esatto. Tirami fuori di qui. Puoi salvare solo uno di noi prima che il rotore riparta. No. Ci deve essere un modo per salvarvi tutti e tre. No, non c'è. Forza, devi decidere! Come posso decidere una cosa del genere? Non so nemmeno chi è chi! Sono Rufus. Sono io, Rufus. Sta mentendo, sono io! Sono entrambi degli impostori. Sono io il vero Rufus. Oh, essere degli stronzi. E adesso? Il vero Rufus non potrebbe darmi una prova? Certo che posso! Io so qualcosa che gli altri ignorano. Io so qualcosa che gli altri due ignorano. Ah sì? E che cos'è? Indossi le mutandine viola. Indossi le mutandine viola oggi. E quando è che hai visto le mie mutandine? Ops, credo che le mie dita stiano scivolando. Oh, no, 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 no. Questa cosa... Grandioso. Ora dobbiamo ricominciare di nuovo. Allora, chi è chi? Sono io, Rufus. Sono io, Rufus. Sul serio? Provamelo. Ecco. So qualcosa che gli altri io due so ignorano. So qualcosa che gli altri due ignorano. Ah sì? E che cos'è? Che abbiamo disegnato per la famiglia di Boso, la colazione. Che ho preparato la colazione che stamattina. Ho preparato la colazione stamattina. Sì. Era una cosa insolita. Chiunque avrebbe potuto immaginarlo. Sì, ma non quello che abbiamo mangiato a colazione. Facile, abbiamo mangiato... Non credo di poter resistere ancora a lungo! Ok, si è mescolato di nuovo tutto. Dannazione, ora dobbiamo tornare al punto di partenza. E non so ancora chi è chi. Sono io, Rufus. Sono io, Rufus. Sul serio? Provamelo. Ecco... So qualcosa che gli altri due ignorano. Io so qualcosa che gli altri due ignorano. Ah sì? E che cos'è? Non importa quello che ti dica. Non importa quello che dico, stiamo girando in tondo. Sì, ma in che altro modo potrò decidere? Beh... So qualcosa che gli altri due ignorano. E niente, io so qualcosa... Ah sì? Questo? Che abbiamo disegnato delle barbe nell'album di famiglia di Bozo. Sì, è stato divertente. Anche se non c'era granché da disegnare. È un trucco, Gal. Lo sa solo perché gliel'ho raccontato io. Non essere ridicolo. Perché il vero Rufus dovrebbe raccontarti una cosa del genere? Solo per vantarsi. Ma c'è una cosa che nessun altro può sapere. Non importa il film, ma... stiamo girando in tondo. Affidati al tuo cuore. Affidati al tuo cuore. Vediamo. Il mio cuore dice... sarà forse quello davanti? Cosa? No! Lascia stare la storia del cuore per ora. Esistono metodi molto più affidabili. Sono più figo. Guarda attentamente. Sono palesemente molto più bello di quei due sgorbi. Non vedo niente da qui. Sembrate tutti uguali vestiti in quel modo. Mi serve un indizio più concreto. A chi importa chi di noi sia Rufus? Lasciaci qui e mettiti al sicuro. Ciò che più importa è che sia tu a sopravvivere. Si è appena tradito. Esatto! Il vero Rufus, cioè io, non avrebbe mai detto una cosa del genere. Hai ragione. Non
non sembrava proprio Rufus. Possibile che tu sia cambiato così tanto? Il vero Rufus non cambierà mai. Lo sai bene. Allora, forse è solo l'ennesimo trucco per fare bella figura? No! Non sono Rufus. È vero, non sono Rufus. Rufus è lui. Chi? Sì, certo, ha ragione. Sono io, Rufus. È un trucco, un'ultima disperata manovra. Lo sai, se lo aiuto, sarà troppo tardi per cambiare idea. Finirai per cadere e morirai. Assolutamente. Rifletti. Come potrei essere il vero Rufus? Il vero Rufus non si darebbe mai per vinto. Non cambierà mai. E mai mollerà. Fermati! Avanti, Gal. Dobbiamo andarcene. Vieni. Ehi, Rufus! Barry! Salve, Barry! Cosa ci fai qui? Sei il mio idolo! Ricordi? E... ti seguirei ovunque! No, ma su serio! Volevo solo dirti quanto ammiro tutto quello che stai facendo! All'inizio ero un po' scioccato, naturalmente. Ma poi ho capito! Davvero brillante! In effetti era l'unica cosa che potevi fare. Pieno geniale! Anche da un punto di vista filosofico, l'estremo atto di altruismo! Wow! Alla fine Rufus, l'irremovibile Rufus, è cambiato! Sei pronto? Non lo so. Credi davvero che questi siano i vestiti adatti? Ma Rufus, tutti sanno che sei un deponiano. Non l'hai dimenticato, vero? Non devi più fingere. Mai più. Puoi essere semplicemente te stesso. Per sempre, Rufus. Tutto questo è... una vera figata. Ah, ecco che arrivano i nostri eroi, i salvatori di Deponia. Ebbene, ci avete cacciati proprio in un bel guaio. Il suo rapporto ci pone davanti a un complicato dilemma. Naturalmente, ora che sappiamo che Deponia è abitata, il nostro viaggio a Utopia è momentaneamente sospeso. Ma la nave è stata distrutta e il cavo tagliato. E con così tanti nuovi cittadini a bordo, le nostre risorse si esauriranno più velocemente del previsto. Cosa ne sarà di Elysium adesso? Siamo obbligati ad atterrare su Deponia? È questa la soluzione? Ci sono così tante domande. Temo di non poter offrirle alcuna risposta, Sua Eminenza. Ma questo deponiano è un vero e proprio genio. Chi? Io? Se lei è aperto a idee insolite, la sua immaginazione non ha limiti. Avanti! Qualsiasi suggerimento sarà ben accetto. Ma... Gal... Puoi farcela. Beh, ecco, magari potremmo montare qualche razzo su Elysium. Continui. O dei draghi volanti. E se mettessimo delle ruote di Monster Truck su un dirigibile gigante? Ruote di Monster Truck? Poi magari potremmo addestrare un paio di aquile e... Tornando ai draghi volanti, di che dimensione dovrebbero essere? Oh, enormi! Con dei denti lunghissimi! E dovrebbero sputare fuoco. È finita, nient'altro da dire. C'è qualche domanda? Lo prenderò come un no. Ma
se sei depresso e ti senti tradito, ascolta il consiglio che or ti darò. Afferra l'armonica e canta di Rufus, di Deponia, e ricorda che a volte gli eroi si nascondono dove non avresti pensato. Ma ora il tempo è finito, ti devo lasciar. Urrà, finiamola qua. E sì, magari potreste anche pensare che Gal non abbia capito effettivamente nulla, che non si sia resa conto che quello in realtà non era Rufus, ma in verità ha capito tutto e dal filmato finale possiamo notare la sua tristezza. E skippandoci questi titoli di coda potete notare che non ci sta altro se non che la schermata iniziale e la scritta "state per lasciare a Deponia". Un finale che non piace a molti, un finale senza un lieto fine. Eppure Rufus era contento. Forse si è reso conto di aver fatto qualcosa di grande, qualcosa che nessun altro sarebbe riuscito a compiere. E cantando le sue gesta, la sua leggenda e il suo ricordo non svanirà mai. Infine, voglio ringraziarvi tutti per aver seguito questa serie e come sempre vi chiedo di supportare il canale con like e condivisioni a palla. Detto ciò, signori, noi ci rivediamo ad una prossima serie e ad un prossimo video. Ciao a tutti!